Oggi vi mostreremo tre ricette per cucinare un branzino enorme appena pescato. Prepareremo linguine al branzino, branzino al gratin e un fantastico assaggio di crudo. Vuoi catturare anche tu spigole enormi? Guarda il video della cattura e iscriviti al canale. Iniziamo sfilettando il pesce nel miglior modo possibile. Parlo per gli inesperti come me. Mettendo da parte la testa, la spina e i ritagli di spigola che serviranno per la bisque. Essenziale per la preparazione dei nostri piatti. Separiamo 500-600 grammi di filetto dal resto del pesce che ci servirà per le linguine. Tagliamo grossolanamente i pezzi di filetto messi da parte per il primo. Selezioniamo il miglior filetto per l'assaggio di crudo. Facciamo diverse fettine, il più sottile possibile. Iscriviti al canale, mi aiuterà a crescere. Filetto crudo di branzino. Noi condiamo con olio, limone, pepe e prezzemolo. Tagliamo a metà i nostri datterini. Sedano. Affettiamolo grossolanamente. Carota. Cipolla. Aglio. Sbucciamo 4 spicchi. Pelato. Schiacciamo i pelati con le mani. Prezzemolo. Mettiamo da parte i gambi che ci serviranno per il soffritto. Saliamo a nostro piacimento i filetti di branzino una volta messi in teglia. Aggiungiamo olio extravergine di oliva a filo e massaggiamo il filetto. Spolverata di pepe. Prepariamo la gratinatura con pan grattato, parmigiano reggiano, prezzemolo, pepe nero. Mescoliamo con le mani. Ricopriamo di pan grattato e i filetti di pesce. Tagliamo 4 datterini a dadini. Tagliamo qualche fettina sottile di burro. Aggiungiamo le fettine di burro sopra la panatura. Sistemiamo i datterini. Grattugiamo la scorza di limone. Ed infine aggiungiamo un bicchiere di acqua dividendolo ai 4 angoli. Forno a 180 gradi per 30 minuti. Prepariamo la bisque. Sedano e carote, aglio e cipolla, testa e frattaglie del pesce. Una manciata di datterini, pelato schiacciato. Allunghiamo il tutto con un litro d'acqua. Lascia un like. Cuocere a fuoco medio per 20 minuti circa. Procediamo con il delizioso primo. Olio extravergine di oliva in una padella antiaderente.
Facciamo soffriggere l'olio con aglio e gambi di prezzemolo. Aggiungiamo i datterini. Facciamoli caramellare per qualche minuto. Filtriamo con l'aiuto del colino un po' di brodo della bisque e teniamolo da parte. Rimuoviamo i gambi del prezzemolo. Aggiungiamo i pelati schiacciati in prezzemolo. Allunghiamo con fumetto e lasciamo cuocere altri 10 minuti a fuoco vivace prima di aggiungere i trancetti di spigola. Intanto controlliamo a che punto è la cottura del nostro pesce. Aggiungiamo i tranci di spigola nel sugo, ultimando la cottura per altri 5 minuti. Scoliamo la pasta al dente. E saltiamola, guarnendo con prezzemolo e basilico fresco. Linguine al branzino, condiamo con pepe e prezzemolo fresco a piacimento. Filetto di branzino al gratin. Buon appetito e buon mare a tutti! A presto su Pesca in Mare!